Avete mai preso in mano qualcosa e magari vi siete anche chiesti sarà il modo corretto di usarlo? Io sì, spesso e volentieri. Alcuni oggetti di tutti i giorni sembra abbiano dei buchi di troppo, o qualche zona apparentemente inutile, e invece niente è inutile. I design di tante cose sul pianeta sono fatti apposta. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova bizzarra top piena di cose di tutti i giorni che però acquisiranno un significato del tutto diverso dopo che avrete finito il video. E niente, se siete già passati dalla pagina Telegram ufficiale, allora partiamo carichi! Numero 20. Ci sono molte cose che in cucina facciamo nel modo sbagliato e molti oggetti che hanno utilizzi più avanzati di quello che possiamo immaginare. Per esempio, i taglieri di legno non vanno puliti con roba chimica come sapone per piatti o altri, ma con limone e sale, strofinando come si deve e poi vanno sciacquati. Ma la cosa più interessante è l'ovale che hanno alcuni taglieri. È proprio da lì che il cibo va messo in pentola. Facendo scivolare tutto ciò che avete tagliato dalle altre parti, rischiate soltanto di sparpagliare. Incredibile, vero? Sono sorpreso quanto voi. Un'altra cosa incredibile è come devono essere tagliate le cipolle. Il nostro Gordon Ramsay ha sorpreso il pianeta mostrando un video di un minuto dove taglia appunto una cipolla nel modo corretto. Non con le dita esposte come tutti credono, ma in modo elegante, senza sprechi. Adesso la mia vita è davvero completa. Numero 19. Avete presente i pacchetti di patatine? O comunque i pacchetti in generale di cibo che non consumiamo e quindi lasciamo da qualche parte? Puntualmente tiriamo fuori dagli scaffali quelle cose e puntualmente viene tutto versato per terra, perché magari ci siamo dimenticati di chiuderli, oppure non avevamo elastici in casa. Beh, da adesso in poi il problema è risolto grazie a questa guida. Basta semplicemente arrotolare 3 volte sopra, dopodiché piegare ai lati dalla parte opposta dove avete arrotolato e alla fine ripiegare all'interno. Semplice, no? Beh, io ho dovuto fare 2 o 3 tentativi prima di riuscirci, però ora non comprerò più elastici in vita mia, perché si può chiudere qualunque cosa in questo modo. Numero 18. Lo stura cessi è uno strumento molto utile per, appunto, sturare i cessi, ma molti lo utilizzano un po' per tutto. Sapevate che però quello per sturare i lavandini è un altro? Eccolo qua! Numero 17. Pensavate che il manico delle pentole avesse un buco perché gli andava? Ovviamente no, serve per tenere il mestolo o qualche altro strumento simile quando avete finito di usarlo. Ora finalmente non dovrete più spremervi le meningi per capire dove mettere queste cose quando non ci servono. Numero 16. Ho sempre pensato di sapere tutto delle banane finché un bel giorno non ho capito che le stavo usando nel modo sbagliato. Beh, usare non proprio, mi sembra la parola sbagliata. Le stavo, diciamo, sbucciando nel modo sbagliato. Infatti non bisogna farlo partendo dalla parte con il gambo lungo, ma dalla base. Capite? Bisogna aprirle dal sedere, schiacciando leggermente la punta. Numero 15. I cucchiai di legno, o comunque qualunque altro utensile in cucina sempre di legno, possono essere messi sopra le pentole per impedire che strabordi quando sta bollendo l'acqua. Da adesso in poi non dovrete più sporcarvi mezza cucina di acqua mentre che ne so fate delle uova bollite. Beh, magari mezza cucina è esagerato, ma sono sicuro sia fastidioso vedere l'acqua che esce dalla pentola, senza permesso o no. Numero 14. Almeno una volta nella vita avrete preso i vostri bicchieri di plastica con coperchi di plastica per chiuderli da qualche fast food, o no? Tipo al McDonald's, un tempo davano il coperchio di plastica, appunto. Beh, quelli non servivano soltanto a far passare una cannuccia grazie al foro, oppure a tenere la bibita dentro, ma dovevano essere utilizzati anche come sottobicchieri, eppure praticamente nessuno al mondo lo sapeva. Numero 13. Che fastidio quando inseriamo la cannuccia nel nostro succhino e ci ritroviamo con mezza bibita fuori, o no? Mica l'ho comprata per farmi una doccia. Ma in realtà il metodo corretto per berlo all'inizio quando è pieno è un altro. Bisogna premere le linguette laterali mentre si inserisce la cannuccia e quindi succhiarlo per un po'. Cioè, questo mi ha cambiato il modo di vedere completamente, i succhini, credo. Numero 12. Una delle cose più fastidiose invece quando si compra del burro di arachidi è l'olio che si separa dalle arachidi schiacciate, ma arriva finalmente la soluzione ideale. Dovete tenere il barattolo di burro di arachidi rovesciato a testa in giù nel vostro armadietto quando lo capovolgete e girate la parte superiore, il burro di arachidi e l'olio sono ancora emulsionati. Semplice ma vero. Numero 11.
I cerotti sono uno strumento fondamentale nella casa delle persone, ma sapete qual è il problema? È che vengono sprecati, visto che sono utilizzati nel modo sbagliato molto spesso. Quando non vanno attaccate, diciamo, in una zona piatta, come, che ne so, un dito, bisogna seguire una procedura per far sì che non si stacchino. Cioè tagliare in questo modo le estremità e poi attaccarli incrociandoli. Provare per credere anche in questo caso. Numero 10. Quando mettiamo la borsa per la spazzatura risulta difficile riuscire a non farla affondare nel bidone, vero? Infatti i santi sparati in quel momento sono veramente tanti e alla fine molliamo del tutto. Questo perché l'abbiamo sempre fatto nel modo sbagliato. Ecco invece com'è realmente che va messo un sacchetto per la spazzatura. Numero 9. In modo scherzoso, un po' di tempo fa, McDonald's Australia ha mostrato il modo giusto per posizionare il proprio menù. Non è quindi un life hack come molti pensano, ma un metodo che doveva essere usato dai tempi antichi ma nessuno ancora lo aveva capito. E in rete i video spuntati poi sono stati innumerevoli. Numero 8. Quando stacchiamo un post-it, una cosa fastidiosa accade. Si piega la parte in alto, e sapete perché? Perché non lo facciamo nel modo corretto. In realtà bisognerebbe tirare dalla parte in cui è incollato agli altri. Solo in questo modo si può evitare di piegarlo. Numero 7. Su questo c'è ancora oggi un dibattito, ma sapete come va messa la carta igienica? Beh, tanti dicono con il velo da strappare verso il muro, altri invece verso l'esterno. In effetti, l'ultima è quella corretta. Perché così i germi sul muro non toccheranno quella carta che dovrà andare nel vostro di dietro e non rischierà di infettarvi. Questa è la risposta data anche dagli esperti. Esperti di sedere, credo. Quindi non potete più dire nulla, l'arcano è stato svelato. Numero 6. Quando compriamo la polpa di frutta ci dimentichiamo spesso di non avere un cucchiaio per mangiarlo. Strano ma vero. Però da oggi questo problema può essere risolto perché il cucchiaio può essere fatto direttamente con l'alluminio che viene usato per chiudere la confezione. In questo modo. Numero 5. Avete presente quel piccolo foro nei Chupa Chups? Dopo anni di battaglie e dibattiti sociali finalmente si è scoperto a cosa serve, cioè a fare in modo che la caramella rimanga attaccata saldamente al supporto. Infatti nella fase iniziale di produzione in cui il bastoncino viene immerso nella vasca, con il dolce ancora in forma liquida, il primo spazio a essere riempito è proprio il foro e non appena la caramella si solidifica impedisce al resto del lecca-lecca di staccarsi. Numero 4. Gli ascensori hanno un piccolo difetto, quello di fare troppe fermate quando vengono chiamati da più persone. Una volta mi sono ritrovato a fare 3 piani per mezz'ora senza capire come mai. Non arrivasse mai al mio piano, ma a quanto pare c'è un modo che può salvare il tempo a tantissimi. Entrate nell'ascensore, ma non premete il numero del piano dove volete andare. Tenete invece premuto il bottone per la chiusura delle porte. E quando si saranno chiuse premete ora il numero del piano dove volete andare. In questo modo l'ascensore non farà nemmeno una fermata e vi porterà subito a destinazione. Numero 3. Sapete cos'è molto costoso? Una cartuccia. Cartuccia di stampante. E sapete qual è la cosa peggiore? È quando finiscono. E finiscono davvero presto e siete costretti a ricomprarne. Questo in parte anche per colpa del vostro computer. Il sistema spesso riconosce il falso dicendovi di aver esaurito colori. Mentre in realtà per altri 2 o 3 fogli ce n'è abbastanza. Quando succede provate a prendere la cartuccia e con una graffetta premete su un piccolo foretto presente nella maggior parte delle cartucce, forse non tutte. Io personalmente non l'ho provato, se funziona fatemelo sapere nei commenti assolutamente perché questo in teoria è il reset. Numero 2. Sapete perché alcune bottiglie di vetro hanno il collo più sottile e lungo, tipo le birre? Perché quella zona è l'impugnatura. Infatti, per fare in modo che rimanga più fredda a lungo, bisogna proprio reggerla in quel modo, in quel punto. Numero 1. Ne avevo parlato in un video precedente, ma è giusto ricordarlo. Le spazzole delle scale mobili hanno uno scopo preciso. No, non pulirsi le scarpe, anche se sono sicuro molti le usino per fare proprio ciò. Come me, invece di metterle in lavatrice, mi faccio 30 km per andare in un supermercato con scale mobili. In realtà è una sicurezza. Serve a impedire che le persone rimangano incastrate ai lati, a causa di vestiti impigliati quando le scale mobili si bloccano.
quindi delimitano un confine. Questo per le scale abbastanza vecchie, ma non quelle nuove. Quelle nuove, se avete notato, non hanno più queste spazzole. E con questo concludiamo questa piccola classifica di vita. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.